Ciao ragazzi, questa settimana un libro che si lega alla giornata di ieri, che è stata proprio la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E ho scelto questo libro perché ce lo presentarono, mi ricordo, alla biblioteca Mondadori, alla libreria Mondadori 2 anni fa quando andammo a fare visita e mi è rimasto impresso, l'ho ricercato perché è un libro scritto da una donna che ha vissuto un dramma. È Lucia Annibali, la conoscerete sicuramente, l'avrete sentito parlare. Questa è lei come è ora. Il libro si chiama Io ci sono, l'ha scritto con Giusy Fasano e la casa editrice è la Burr. E qui sotto però, come potete leggere, c'è scritto La mia storia di non amore. È la storia di questa donna che viveva una storia d'amore da 2 o 3 anni con un avvocato, lei era un avvocato, è un avvocato, e con un suo collega. Non sapeva che lui avesse anche un'altra relazione, questa loro relazione si è trascinata tra alti e bassi, anzi tanti bassi per come ce li racconta, poi ci indigna pure, no? Però delle volte noi donne abbiamo anche delle fragilità e probabilmente veramente non riusciva a non amare quest'uomo che poi si è rivelato essere il suo cugino, perché poi quando lei ha provato a allontanarsi, a liberarsi di lui, ha commissionato questo reato a 2 stranieri che l'hanno aspettata a casa quando tornava dalla piscina e si è ritrovata con il volto tutto sfregiato dall'acido solforico che le ha mangiato tutta la pelle fino agli strati più profondi e la mano destra. Una notizia che fece scalpore, no? Ne parlarono tanto i giornali nel 2013 e poi con la tranquillità riacquistata e anche con la saggezza riacquistata, perché lei adesso parla di seconda vita e ha vissuto questa esperienza non tanto come un dramma personale quanto come una rinascita. E sicuramente il dramma c'è stato, il dolore enorme per vedersi, era una bella donna, una bellissima donna, si è ritrovata a dover ricomporre il suo viso dopo interventi, una ventina minimo di interventi di plastica agli occhi, perché l'acido aveva intaccato anche gli occhi, e quindi una storia dolorosissima, ma ce la racconta con una sincerità, con una serenità, ecco, che ci fa capire che effettivamente ha saputo imparare da questa esperienza così brutta e dolorosa. E adesso è un'altra donna, è diventata cavaliere del lavoro perché il presidente della Repubblica Napolitano l'aveva premiata per questo suo coraggio nell'affrontare l'avversità che l'aveva colpita, e poi è diventata deputato. Adesso non la seguo nella politica, però spero, sono sicura che farà tanto per difendere le donne, soprattutto le donne, quelle più fragili, che non riescono, ecco, a farsi valere e a farsi rispettare dagli uomini che dovrebbero amarle o che dicono di amarle. Quindi, in occasione di questa giornata, con vero piacere vi racconto la sua storia, vi ho raccontato la sua storia. È una storia che insegna tanto, soprattutto ai giovani, e a meditare tanto sulle scelte che vengono fatte, per i ragazzini più grandi, naturalmente, dalla terza media a salire. Quindi auguro a questi ragazzini di meditare e riflettere tanto con questo libro. Buona lettura ragazzi. Lucia Annibali con Giusy Fasano, Io ci sono, della Burr Editrice. A presto!